Ciao fragoline e ciao fragolini, nuovo video. Allora, pacco gigante, come vedete, il primo pacco gigante perché mi devono arrivare altri due pacchi. Dato che non sono ancora arrivati e dato che voglio già provare le cose, ovviamente ve le faccio vedere adesso, per cui saranno divise in tre parti o due parti di video, non lo so. Comunque, questo è lo shopping di Shein, speso un pochettino troppo, però dato che c'era la promozione, dato che c'erano gli sconti, non ho resistito e ho detto li compriamo. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Scusate il rumore, scusate, ma io non lo so queste persone perché devono sempre dar fastidio con queste moto. Ma il bello è che è vicino al parcheggio, non è che dici vabbè, cioè in strada, no, proprio vicino al parcheggio qui di fronte a casa mia, che devono sempre far casino. Vabbè, vediamo se riesco a registrare questo video. Comunque faccio così perché ho un po' di caldo e non voglio legarmi i capelli. Iniziamo dalla prima cosa. Io vado a caso. Ah, questo è quello che volevo prendere per il giardino. I prezzi li metto di fianco. Allora, questo non lo posso aprire, però lo vedete nel vlog in giardino. È praticamente un materasso dove tu ti sdrai e prendi il sole o stai, diciamo, sdraiato. È quello che si gonfia, se non sbaglio, con il fiato, mi sembra, sì, dovrebbe essere col fiato. Credo, dovrebbe essere. Quello, ah no, con l'aria. Questo qua è con l'aria, non col fiato. Ci sono le istruzioni dietro che tu lo fai volare. Solo che adesso io non posso aprirlo. Ha la sua sacchetta, l'ho preso rosa, uno rosa e uno azzurro. Ovviamente siamo in due. Comunque, questa ha la sua sacchetta, ma ve lo farò vedere meglio nel vlog. Anche perché non posso aprirlo qua, perché sennò va a finire qui, che i gatti lo spaccano e loro. Poi andiamo avanti. Ah, questo è un tappeto che allora Shane ci ha messo anche lui una settimana ad arrivare. Stranamente hanno cambiato la spedizione, adesso è più veloce, per cui una settimana ti arriva. Tappeto. Proviamo a vedere com'è fatto, proviamo a vedere com'è e se è bello. Dato che era in promozione ed era scontato, adesso lo compro. Allora, questo tappeto è in 3D. Allora, da sentire non è liscio, neanche morbido. Non è neanche tanto grande, è rotondo ed è in 3D. Voi adesso lo vedete. Comunque questo è il tappeto che non mi si vede neanche più la faccia. Fatto così in 3D, praticamente col fuoco. E non so come spiegarvelo. Comunque è bello, abbastanza grande. Adesso vedrò dove metterlo e ve lo farò vedere anche questo, sempre sul vlog, perché nei vlog si vedono meglio le cose. Invece, quando ve le devo far vedere nella postazione, direi che però non è male. Potrebbe andare bene per la sala. Vediamo dove metterlo. Poi passiamo a questo. A questo, come vedete, sacchettino, lo apriamo. È un lenzuolo, queste le conservo così almeno le posso utilizzare. È un lenzuolo che volevo provare la misura. Ho detto, credo che ne ho preso uno per vedere se è giusta la misura. Ah, ci sono i cuscini, cioè i copricuscini. Che carino! Allora, dietro è giallo così, e invece davanti c'è Tom e. No, vabbè, che carino! Troppo bello, giallo
Questo lo devo assolutamente lavare per poi metterlo, dietro è sempre giallo, per poi metterlo sul letto, che poi vi farò vedere anche questo. E Tom, che bello! Cioè, con la luna. No, beh, queste cose sono troppo belle. Poi non ho resistito, ho detto no, li devo prendere, li devo per forza prendere. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere un copri, sì, un copri. C'ha l'etichetta, stranamente, di solito non ha mai. Tom e Jerry, non mi veniva il nome. Tom e Jerry, comunque c'ha l'etichetta. E questo, adesso come faccio a farlo vedere? Non lo so. Vabbè, comunque, fatto così. Si vede? Bello, oh no, vabbè, che carino, troppo bello. Adesso sto facendo un disastro, ho paura che i conigli mi spaccano tutto. Via. Comunque, quello è un copripiumone, però io lo userò anche come coperta normale. Chi se ne frega, tutte e due vanno bene. Andiamo avanti. Ah, ok. Ho comprato anche le mutande perché volevo vedere come erano, se erano ottime, eccetera. È la prima volta e voglio provare. I zizzelle, perché non sapevo quale taglia era giusta. Dentro ci sono. Adesso le vediamo insieme sperando che sono buone. Comunque, sono tre paia. Sì, sono tre paia. Sono così. Una rossa. Allora, da sentire, non mi piace come sono fatte, però sono carine e sono fatte così. Anche questa, ovviamente, tutta la roba che mi arriva la metto ad allavà. Scendi! Tutte le cose che mi arrivano le metto sempre a lavare perché almeno tengono la forma, perché se li metto già addosso poi dopo iniziano a essere pesanti. Io la penso così, per cui vanno sempre lavate le cose quando arrivano, non si sa mai. Poi ce n'è una grigia così e una rosa fatta così. Allora, da vedere sembrano carine. Vediamo poi se sono resistenti, quanto durano, eccetera. Poi, altro pacchettino, sempre mutande. Questo è una L, perché ho provato a cambiare taglia, a vedere una delle due, se è giusta una e giusta l'altra. Così almeno so la vera taglia mia. Perché ovviamente sono cinesi, cambia la taglia. Qui stanno sempre a fare casino, adesso li butto fuori in camera perché io sono in cameretta, ma mi stanno facendo un casino la Madonna. Queste sono altre tre paia diverse però. In pizzo, una rosa fatta così, però non riesco a capire se questo è fatto così oppure è rotto. Boh. Comunque, uno è questo. L'altra verde, ah no, anche questo c'è il buco. L'altra verde sembra carino, però non so quanto dureranno. Chissà quanto dureranno. E sono così in pizzo. Poi l'ultima è nera, e questi ciuffettini, ecco, infatti iniziamo bene. L'altra è nera, fatta così. Non male. Spero che non sono comode. Poi questa è la taglia XL, non so che cos'è perché non mi ricordo. Questo, ah, ho preso anche un paio, cioè un po' di leggings, però questo è pesantissimo, mamma mia, molto pesante.
Questo è pesantissimo. Allora, leggings lungo, lungo normale, tessuto pesante, perché di sicuro adesso, mamma mia, se lo metto, questa è una XL, una 44. Questo forse è un po' sharp, che è quello dietro fatto così, però è troppo pesante. Allora, devo provare a vedere se mi va, perché sì, si allarga, però se è troppo stretto, io le odio le cose strette, per cui poi mi toccherà mandarlo indietro. Io spero di no e spero che mi va, perché non ho più leggings, per cui ho preso questo per provare, solo che è troppo pesante e non va bene per... Va bene dopo settembre, di sicuro, perché adesso con 40 gradi anche no. Poi, che casino sto facendo? Ho preso questo qui, una XL. Mi sembra che sono le canottiere. Sì, dovrebbero essere le canottiere. Volevo prendere le canottiere per il lavoro. Semplici, normali, che non mi si vedono. Però direi che sono trasparenti, perché un pochettino si vede. Sono carini. Questa qua è una taglia XL, normali, semplici, fatti così. Boh. Devo anche questi provarli, farò... Altri colori mi sembra che ho preso, sì, perché ho preso anche i vestiti. Ah no, questo è un vestito, mamma mia. Devo provare anche questi, perché sennò... Questo è un vestito, che però anche questo è pesante. Va bene per la sera, per la sera, la sera. È con la spallina. Colore militare, perché dato che mi sta bene il verde, verde militare, allora ho detto proviamo a prenderlo. È corto fino alle ginocchia e ha questa particolarità tipo portafoglio, per farvi capire. Sembra carino, c'ha la cintura. Boh, lo proverò, spero che mi va, perché veramente non voglio mandare tutto indietro, ma perché, cioè, devi star lì, andare a consegnare il pacco, che palle. Per cui spero che veramente mi va. Questa dovrebbe essere una XL, se non sbaglio. Poi, andiamo avanti. Okay. Questo che si è praticamente rotto. Perché c'è anche questo? Ho ordinato anche questo su Shein. Oh mamma mia, adesso ne ho due. Direi che il mio ragazzo si divertirà a urlarmi contro dicendo: ma perché ne hai presi due? Perché adesso nel nostro water si illumina come da discoteca? Comunque, la scatola è praticamente aperta, rotta. Questa è la stessa cosa che vi ho fatto vedere sull'altro shopping, dove mettete questo nel water e si illumina, cambia colore. Ci sono 16 colori. Io adesso ne ho due, farò la discoteca nel mio water. Che bello, divertente. Io non avevo visto neanche che l'avevo presi due. Direi che sarò pronta a sentire di tutto di più. Oh mamma, mi cade giù tutto. Comunque, qua tutto pezzo via. Credo che basta. Sì, perché è vuoto. Allora, dato che mi deve arrivare il secondo pacco, il terzo pacco, perché non ci stavano, ovviamente, non potevano darmi una scatola grande. No, tre sacchetti diversi. E in più sto aspettando, ovviamente, gli altri due pacchi. Questi dovrebbero essere per il ricambio, sì, i bigliettini, ce ne sono un po' troppi. Questi sono i bigliettini per il reso. Voi dovete segnare qua il quale volete rendere. Ce ne sono 3, 4, madonna quanti. Vi dice la procedura del reso,
come fare e niente. Comunque, vabbè, io lo so già perché acquisto quasi sempre su Shein, almeno quando ho la possibilità. E poi qui c'è di sicuro il buono sconto, perché qua c'è il bigliettino. Di sicuro ci sarà il buono sconto. Infatti c'è lo sconto del 15%. Questo è il pezzettino. Non so che cosa spiega, perché è in inglese. Comunque dentro c'è il 15% di sconto. Per sapere quali acquisti vi sono piaciuti, vi farò un video, anzi un vlog, dove indosserò tutte queste cose e vi farò sapere se sono buone, se vanno bene, eccetera, e come mi stanno. Io non so perché fa questo zoom strano, forse perché sono troppo vicina. Oh, ma io non lo so, questa è l'ultima volta che registro con i gatti, la prossima volta li chiudo in sala, così almeno starò con la porta chiusa, perché non è possibile registrare quando loro fanno casino. Dato che la cameretta, la postazione non è pronta, perché ci sono ancora le scatole, eccetera, e anche gli attrezzi, allora loro fanno casino, giustamente. Comunque, detto questo, prima che il video dura un po' troppo, anzi è durato anche troppo, fatemi sapere se voi acquistate da Shein, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più dei miei acquisti. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!